Una delle tavole rotonde di Spin 2013 ha trattato il tema della PSD2. Quali sono gli aspetti normativi che le banche devono prendere in considerazione? Un aspetto particolarmente delicato della direttiva sui servizi di pagamento riguarda l'ambito di applicazione della stessa. Ad oggi alcune categorie di operatori o alcune tipologie di pagamenti non sono oggetto di ambito di applicazione. In particolare, particolarmente rischioso sembra l'esclusione di reti circoscritte di servizi di pagamento oppure pagamenti disposti mediante dispositivo telefonico che allo stato attuale e soprattutto in prospettiva rappresentano un'opportunità di servizi a cui le banche devono prestare particolare attenzione. Quindi nella tavola rotonda che c'è stato questo pomeriggio ci siamo confrontati sulle opportunità che particolarmente interessanti per il settore bancario nazionale e diciamo, in termini più generali globale che possono essere possono discendere dai servizi di pagamento innovativi, in particolare i servizi di pagamento mobile. Abbiamo mostrato alcune statistiche riguardo a quali sono le principali tendenze registrate fino ad oggi e in prospettiva fino al 2017, sia in termini di pagamenti elettronici disposti via mobile, sia in termini di utilizzatori dei servizi di pagamento mobile. Abbiamo anche commentato quali sono i particolari trend che accompagnano questa discontinuità del mercato e quindi rendono particolarmente interessante il presidio da parte del settore bancario di tutte le fasi o in della catena del valore dei servizi di pagamento mobile. E quindi in particolare quindi sembra di interesse sia il fatto che nella PSD2 venga preservato il concetto di level playing field per tutti gli operatori del mercato, a qualsivoglia fase essi diciamo, appartengano nella delivery del servizio, sia che effettivamente le banche pongano molta attenzione in termini di modello di business, in termini infrastrutturali, in tutta la catena del servizio di pagamento mobile.